Un saluto a tutti. Allora, l'estate è tornata, ci siamo proprio dentro, nel pieno, ed io, come tutte le estati, torno a farvi un'unica raccomandazione. È il periodo in cui c'è più tempo, è il periodo in cui è più bello leggere su un prato, sul balcone, in riva al mare, in riva a un lago, sulle passeggiate della Talvera. Dove capita all'ombra leggere, leggere, leggere. Noi qui nella nostra provincia siamo tra i più lettori più forti d'Italia, ma siamo sempre lettori scarsi. Nei paesi, si dice così, più evoluti leggono molto di più giornali, più libri, perché leggere vuol dire capire, vuol dire avere la mente sgombra, essere più aperti, più preparati, più capaci di decidere. Per cui leggere è importante e bisogna cominciare a far leggere anche da ragazzi la scuola, la benedetta scuola, che insegni ai ragazzi a leggere, che gli metta addosso la curiosità. Ecco, come tutte le estati, io vi presento anche questa volta una serie di libri e parto oggi con uno di un signore che si chiama Romano Montroni, è un bolognese alto più di me, magro più di me, un po' più anziano anche, ma un signore in gamba. È il più famoso libraio d'Italia. Sull'importanza delle librerie, lui ha fatto e fa moltissimo. È venuto a Bolzano da poco e ha presentato questo suo libro dedicato proprio alla lettura. I libri ti cambiano la vita. Un centinaio e più di personaggi famosi e conosciuti spiegano brevemente perché e come certi libri hanno influenzato la loro vita e dicono quali sono questi libri. Vi stupirete, c'è dentro persino più volte i ragazzi della Via Pal, che leggevamo tutti da bambini, spero. Ci sono dentro Piccole donne, c'è dentro l'Iliade che si studiava a scuola. E qui l'importanza di avere un buon professore che ti fa amare la lettura è fondamentale. Leggete, leggete, questo libro è pieno di belle curiosità che ti allargano il cuore e che ti allargano la mente. Montroni, editore Longanesi, questo libro, venendo a Bolzano, ha poi parlato di un'altra cosa importante, la lettura ad alta voce, cioè leggere forte, ad alta voce, come si faceva una volta a scuola, ti resta molto di più dentro. Io mi sono ripromesso di rifarlo in questa estate con qualche libro con i miei nipoti. Perché? Perché leggere è bello, leggere ti cambia e ti rende la vita più bella. Fatelo e buona estate a voi.